Al cospetto dell'ambizioso Matelica, il Giulianova dei giovani non sbaglia, conquistando una vittoria meritata e ottenuta grazie ad un ottimo secondo tempo dopo la sofferenza iniziale. Per Ferrante e compagni i tre punti valgono oro proprio perché ottenuti contro una delle favorite per la vittoria del torneo. La prima emozione arriva al quinto quando Bondi cade in area giuliese dopo un contrasto ma viene ammonito dal direttore di gara per simulazione tra le proteste biancorosse. Al nono minuto Boria sugli sviluppi di un calcio d'angolo conclude a botta sicura trovando la respinta d'istinto di Rossetti. Ancora Matelica al 22esimo con un tiro al lato dai 20 metri di Iachetta. Gara di marca biancorossa visto che al 27esimo c'è una punizione ancora dell'ex terramano Bondi che però non inquadra lo specchio della porta. Al 28esimo si vede però per la prima volta il Giulianova con vita che al volo manca il bersaglio. I ragazzi di Francesco Giorgini mettono il cuore in campo ma al 42esimo prima Iachetta, tiro parato e poi Picci, conclusione alta, si divorano il gol del vantaggio così come accade al 44esimo sul fronte abruzzese prima con la traversa di Giampaolo e poi con il tiro di Marzucco deviato in calcio d'angolo da Nobile. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo e con il vantaggio al quarto di Giampaolo che fa esplodere il Fadini con un gran gol. Per l'ex attaccante dei laziali del Villanova è una rete meritata dopo il legno colpito nel primo tempo. Il Giulianova ci crede al 12esimo e Gasparotto con un'azione insistita a creare un brivido in area ospite. Con il passare dei minuti il Matelica si innervosisce non riuscendo più a rendersi veramente pericoloso. Al 23esimo arriva l'allontanamento dalla panchina di Francesco Giorgini per proteste, ma i suoi ragazzi non perdono la testa e anzi continuano a lottare su ogni pallone. Il finale di gara vede al 34esimo il raddoppio dei padroni di casa con Kin Dossé arrivato solo venerdì scorso a Giulianova. L'assalto finale vede poi al 42esimo l'erroraccio in area giuliese di Giovannini che poi sfiora la rete con un pallonetto anche al 94esimo prima della rete del 2-1 di Picci, quando però per il Matelica è davvero troppo tardi. E al triplice fischio finale del signor Bertozzi di Cesena può iniziare la festa in curva ovest con i tifosi giallorossi, quest'oggi più che mai 12esimo uomo in campo. Giorgini, prima di campionato in casa è tornato l'effetto Fadini, vittoria importante e meritata contro una delle favorite per la vittoria finale del campionato. No, il Fadini per noi è sempre importante, io devo ringraziare tutti i tifosi che ha incitato la squadra dal primo minuto, la squadra ha risposto con una grande prestazione, è normale, questa è il Matelica, che è una squadra costruita per vincere il campionato, gli obiettivi nostri sono diversi. Abbiamo preparato molto bene la partita, alla fine penso che la vittoria l'abbiamo meritata. Giorgini si aspettava un Giulianova così determinato? Ma noi pure a Fano siamo partiti molto bene, è normale che qualche laguna ce l'abbiamo, noi dobbiamo superare su certe cose con un gioco di squadra e oggi l'abbiamo dimostrato. C'è poco tempo per festeggiare, mercoledì si torna in campo, c'è questa gara casalinga, ancora al Fadini con l'Isernia. Sì, adesso pensiamo alla prossima partita, per oggi per noi i tre punti sono stati fondamentali, che alla fine anche un pareggio ci speravo, però meglio così. Clementi, buon primo tempo del Matelica, poi nella ripresa cosa è accaduto a parte il finale in cui avete trovato il gol e sfiorato anche la rete prima del gol di Pucci? La cosa che dispiace più di tutti è che abbiamo smarrito la bussola nel momento in cui siamo passati in svantaggio e non siamo stati una squadra capace di ragionare come una squadra come la nostra dovrebbe fare, secondo me. Perché quella è la nostra forza è giocare a calcio, cercare di giocare a calcio sempre e comunque, e quando perdi la lucidità e vai un po' in confusione e cerchi con delle strategie molto sbrigative di raggiungere il gol, per una squadra come la nostra è molto difficile. La cosa che non posso rimproverare ai ragazzi è di non aver mollato, di averci provato, chiaramente non con efficacia, però ci abbiamo provato fino alla fine, non abbiamo mollato neanche sul 2-0 e credo che questo sia la strada giusta.